Amanti della buona cucina, bentornati qui con me, Chef Fabio, per un altro appuntamento. Oggi celebriamo nuovamente un piatto orientale. Qualche video ricetta fa abbiamo preparato il Pad Thai. Oggi facciamo invece un salmone tataki style. Voglio dirvi che non è la ricetta originale, perché come sapete a me piace prendere le ricette, ribaltarle e farle un pochino mie. Quindi, siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questo ottimo piatto? Bene, allora non ci resta che metterci al lavoro, perché i fornelli ci aspettano. Iniziamo ad elencare gli ingredienti, così potete prendere nota, partendo da questo bel filetto di salmone che ho abbattuto per almeno 3 giorni in freezer. Questo è importante al fine di evitare che qualche parassita possa provocare dei danni al nostro organismo. Poi abbiamo un pezzo di zenzero, dei semi di papavero, 10 g di aceto di riso, 10 g di olio di sesamo, 20 g di vino bianco. Questa è una salsina con semi di papavero e zenzero, è una glassa molto buona che darà anche questa un sapore vivace, e 50 g di salsa di soia. Vediamo qual è il primo procedimento da fare. Ci dedichiamo quindi al salmone, ovviamente alla pelle e qualche parte grassa che non ci serve, sono delle scorie che andremo ad eliminare. Mi raccomando, col dito andiamo a testare se ci sono ancora delle spine presenti nel salmone, in tal caso con una pinzetta le andiamo a togliere. Fortunatamente qui non ci sono, quindi cominciamo per prima cosa. Vedete, queste parti bianche noi le andiamo ad eliminare perché non ci servono. Senza arrivare a tagliare tutta quanta la pelle, giriamo il salmone e lo andiamo proprio a sfilettare con un coltello da sfilettatura. Il procedimento è molto semplice perché noi dovremmo andare in obliquo in questo modo, dopodiché appena entriamo nella parte della carne sottostante teniamo con le dita premuta questa parte dietro e cominciamo a tagliare in maniera piatta sul tagliere, ma ovviamente sopra la pelle. Ed ecco che per magia, vi faccio vedere, il salmone è stato sfilettato perfettamente. Mi sono, come sapete ormai, preparato una boule dove vado a mettere proprio le scorie. Da questa parte c'è ancora un pezzettino di grasso, quindi lo andiamo ad eliminare e vediamo qual è il procedimento per andare a creare questa bella marinatura. Occupiamoci ora dello zenzero. Vi facciamo 2 lavorazioni. Intanto prepariamoci una boule dove andremo a marinare il salmone e con una grattugia andiamo a grattarne un pochino proprio all'interno della nostra boule. Ma l'altra lavorazione che andremo a fare, che è quella che poi completerà anche l'impiattamento e darà quel gusto ancora più vivo al nostro bel pesce, al nostro bel salmone, sarà quello di andare a tagliare delle chips non tanto spesse, vi faccio vedere, al fine di creare appunto anche questa parte scenografica. Ne tagliamo 5-6, insomma, in base a quante ne vogliamo, e le mettiamo sempre nella boule. Una volta terminato, possiamo andare ad inserire nella boule tutti gli altri ingredienti rimasti, partendo dalla salsa di soia, l'aceto di riso, il vino bianco e la nostra glassa di zenzero. Prendiamo un cucchiaino e mischiamo per bene tutti quanti gli ingredienti. Una volta che abbiamo terminato, possiamo andare ad inserire il nostro salmone. Ma per quanto lo facciamo insaporire? Allora, in teoria 20-25 minuti sono, diciamo, un tempo sufficiente, però siccome il lato superiore non è erorato dai liquidi, facciamo un quarto d'ora da un lato e un quarto d'ora dall'altro, avendo cura, ve lo faccio vedere ora, di girare dopo un quarto d'ora proprio il salmone. Quindi attendiamo questo tempo, dopo un quarto d'ora lo giriamo come abbiamo detto e poi andiamo in cottura. Siamo pronti per cuocere il salmone. Come vedete mi sono preparato anche il fornello ad induzione perché ultimamente questa cosa mi piace condividerla con voi, farvi vedere come preparo le cose, per così dire, in live. Allora, prima della cottura è importante che ci prepariamo un piatto, mettiamo i semi di papavero perché dobbiamo creare la nostra crosticina bella croccante e saporita al salmone. Quindi prendiamo il pesce e lo andiamo proprio a panare, un po' come se stiamo panando una cotoletta,
Guardate che bello, bellissimo, vero? Una volta che abbiamo completato per bene con tutti i lati, mettiamo l'olio nella padella e possiamo iniziare a cuocere. Siamo pronti, quindi accendiamo il fornello ad induzione, impostiamo la temperatura, ovviamente voi se non l'avete a induzione il fornello potete tranquillamente utilizzare il fornello a gas. Allora, prendiamo l'olio, non lo utilizziamo tutto, dopo vedete il perché. Ne mettiamo giusto un goccino al centro. Quando si scalda andiamo a posizionare il pesce. Vado ad aggiungere il salmone e lo faccio cuocere un minuto per ogni lato. Lo giriamo sull'altro lato, mi raccomando delicati, se no si rompe. Guardate che bella crosticina ha fatto. Bellissimo. Un altro minuto e poi vi faccio vedere quella cosa molto bella e molto piacevole dello zenzero. Bene, il salmone è pronto, lo mettiamo sul tagliere, possiamo mettere l'olio che era rimasto ed è proprio qui che noi andiamo a mettere le chips di zenzero. Le facciamo fare una breve frittura. Anche la cottura dello zenzero è terminata, si è fatta e si è creata questa bella chips croccante. Ora con molta delicatezza andiamo a tagliare il salmone. Intanto ho preparato con un pochino di rucola un bel taglierino d'ardesia, così lo andiamo ad adagiare sopra proprio il salmone. Mi raccomando, molto molto delicati, perché ovviamente si potrebbe rompere. Possiamo adagiarlo sulla rucola e sopra vado a mettere anche la glassa di zenzero, che gli dà un sapore molto gustoso, e le chips di cui vi parlavo prima. Ed infine qualche petalino per dargli un po' di colore. Pronti per assaggiarlo? Dai, andiamo a vedere com'è venuto. Io sono sempre del parere che le cose semplici sono quelle più riuscite e più buone. Avete visto, abbiamo utilizzato del salmone e qualche altro ingrediente per andare ad arricchire semplicemente i sapori. Dai, andiamo ad assaggiarlo e vediamo un po'. Intanto vi faccio avvicinare. Guardate com'è venuto bello rosa, guardate tra l'altro anche le chips di zenzero, che buone. Io vado a prendere proprio quello nel centro perché voglio fare una degustazione con voi top. Andiamo a sentire, profumatissimo. Ragazzi, è godimento puro. Sì, è troppo buono, dai, a chi non piace il salmone tataki? Poi questo è molto buono perché è una mia rivisitazione. Quindi, mi raccomando, pollice in su, commenti, non siate timidi qui sotto, pagina Instagram, iscrivetevi così rimanete aggiornati su tutte le video ricette che vengono caricate qui sul mio canale YouTube e mi raccomando, chi ancora di voi non l'ha fatto, iscrivetevi anche qui su YouTube. Ciao ragazzi, me lo vado a finire perché è ora di cena e noi ci vediamo alla prossima video ricetta. Ciao ciao!